Oggi siamo a Spasso dell'Orto nell'Alta Maremma, esattamente a Poggio di Avolino, nell'agriturismo che Fabiano Busdraghi gestisce con grande passione. Fabiano è un allevatore e un coltivatore molto attento e curioso, perché gli piacciono le cose strane, vero? Assolutamente sì. Per esempio, parlando dei polli, abbiamo tantissime razze di avicoli ornamentali, anche molto rare. Abbiamo delle galline, pensa te, che fanno le uova azzurre, marroni, verdi. Una cosa incredibile. Fantastico. E gli ortaggi pure? Anche gli ortaggi, curiosi. Sì, ce la caviamo. Qui vedete un angolo di curiosità, sono il pezzettino di orto in cui coltivo tuberi esotici e in Italia ancora molto rari. Vedete per esempio l'elianto tuberoso, che è chiamato anche girasole degli aztechi, di cui si mangia la radice, che assomiglia un po' al topinambur. Oppure l'uyoko, questa piccola pianta, che è un tubero andino che assomiglia alla patata, ma dal sapore un po' piccante. Un altro tubero andino che coltivo è l'oca del Perù, questa qui. E qui dietro, infine, potete vedere una varietà particolare di nasturzio che esternamente assomiglia a tutti i nasturzi, quindi farà dei bellissimi fiori molto appariscenti. È veramente molto bella come pianta. Non solo bella, anche buona da mangiare, perché del nasturzio si possono mangiare tutte le parti, si possono mangiare le foglie, i fiori per decorare delle insalate, ma in questo caso soprattutto i tuberi. Questa varietà si chiama nasturzio tuberoso perché fa delle radici molto carnose e dall'ottimo sapore. Fantastico, questa è una pianta da tenere in considerazione. Ma tu volevi parlarci di quella pianta là, giusto? Sì, esatto, andiamola a vedere. È una delle mie piante preferite in assoluto, che si chiama tuberina. È uno degli ortaggi più particolari che coltivo. È originario del nord-est della Cina. Pensate un po', veniva mangiato alla tavola degli imperatori cinesi nell'antichità, quindi... Una vera prelibatezza. Assolutamente sì. Fa parte della famiglia delle lamiacee, è l'unico ortaggio, l'unica lamiacea coltivata come ortaggio, perché le lamiacee di solito sono il basilico, la menta, delle piante che noi usiamo come aroma, come erbe aromatiche. Assomiglia, effettivamente. Assomiglia alla menta, sì. Vero? In questo caso però le foglie non vengono consumate, se ne mangia la radice. La radice che ha una forma curiosissima. Un tubero, no? Un tubero, esatto, sì. Come le patate, ma ha una forma molto particolare. Ricorda le conchiglie, o volendo, conchiglie, bisogna essere sinceri. Conchiglie molto romantico, comunque sì. È vero. Piccolini, anche larve di insetti, saporì. Sì, il sapore è delizioso. Un po' una via di mezzo fra il carciofo e l'asparago, quindi due cose ottime che messe insieme sono ancora più buone. Senti, ma come si coltiva? Ah, si semina come le patate, si moltiplica da tubero in primavera, a una cinquantina di centimetri di distanza da una pianta con l'altra. Negli spazi vuoti metto dell'insalata, perché le insalate crescono molto velocemente, quindi liberano rapidamente lo spazio che poi verrà occupato da tuberina. Ottima Vedete idea. Che è molto molto invadente, ricopre veramente tutto. Quindi vale la pena coltivarlo a parte, in maniera che non si diffonda troppo nell'orto. È quasi una pianta infestante. Occupa il terreno, fra l'altro, per molto tempo, per quasi un anno intero, perché si raccoglie verso dicembre, anche gennaio, febbraio dell'anno Quindi successivo. Quindi da marzo a gennaio. Esatto, con le gelate. Quando la parte aerea è completamente secca, ha bisogno, si scavano i tuberi. Non vanno scavati in anticipo perché si conservano poco tempo fuori terra. Quindi quando si vogliono mangiare, si scavano e si cucinano immediatamente. E si cucinano? Per esempio, si possono mangiare anche crudi. Anche crudi? Però saltati in padella forse è il metodo migliore. Basta un filo d'olio e sale, semplice, sono ottimi. Io direi che è un ortaggio che è difficile da trovare, ma che bisogna provare a scovarlo, perché il gusto, come dice Fabiano, è veramente molto particolare. Direi che ne vale proprio la pena. E con la sua forma stupirete tutti i vostri amici. Provatelo. Uno sponsor della tuberina. Esatto.